Buonasera amici di AM Eterni Television, ben trovati con San Gemini Volley Time. Lo spazio ormai è, diciamo, settimanale perché c'è stata una forte richiesta di un sacco di gente. Ci ha detto: ah, è un bellissimo programma, molto bello, importante, quindi fatelo più spesso. Quindi abbiamo scelto di accompagnarvi tutte le settimane con i risultati di questa splendida società che non è solo San Gemini Volley, ma poi spiegheremo anche a chi magari non ha seguito le puntate scorse, spiegheremo un po' tutto il vivaio di questa splendida società. Io come sempre saluto il mio compagno di viaggio, il mio co-conduttore, non il mio, ma il co-conduttore di AM Eterni Television di San Gemini Volley Time, Luca Angelelli. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla terza puntata. Un bel successo, eh? Un bel successo, un bel successo, una bella soddisfazione. L'idea piace e noi andiamo avanti. Assolutamente sì. Questa sera parliamo di prima giornata di ritorno della prima squadra San Gemini Volley e parleremo di settore giovanile, nella fattispecie under 12 femminile e under 13 femminile. Bene, ci sono ovviamente tante cose che vogliamo raccontarvi, ma ovviamente, come ha detto prima Luca, c'è una partita da giocare, anzi tante partite da giocare, perché si riparte con il campionato dopo la sosta, una sosta che è stata un po' più tranquilla per quanto riguarda la prima squadra, perché è venuta diciamo a duopo proprio con una bella vittoria dopo una sconfitta, quindi esatto. Diciamo un po' più di relax per la squadra di Mr. Braghiroli, ma oggi andremo a fare un focus anche sull'under 12 e l'under 13 appunto. Io andrei prima con le ospiti di quest'oggi, le vogliamo salutare e ringraziare. Assolutamente sì, due ospiti, partiamo da Vittoria Porcu che è la palleggiatrice della San Gemini Volley. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. E andiamo con Elena Toni che invece è l'allenatrice dell'under 12 e dell'under 13 femminile. Buonasera. Buonasera a tutti. Io andrei con Vittoria. Vittoria, prossima partita sta per arrivare. Sì, finalmente. Sei pronta? Dopo... Siete pronte? Sì, sì, siamo pronte. Dopo due settimane di stop, direi che è giunta l'ora di tornare sul campo e siamo cariche tutte proprio, non vediamo l'ora. Bene, Luca, vuoi aggiungere qualcosa sulla prossima partita? Prossima della partita, prima squadra, ovviamente parliamo. Prossima partita della prima squadra, possiamo vedere il cartello con tutte le squadre che si cimenteranno sabato in campo, se la regia ce l'ha. Sì, perché appunto si ritorna dopo una sosta. Eccolo qua. Eccolo qua, noi scenderemo in campo in casa sabato 10 febbraio ore 17:30 al Palazzetto di San Gemini contro Volley Giovanile Assisi, poi ci sarà Graficonsul San Mariano contro la School Volley Perugia, Bartoccini Infissi CME Vitti Chiusi, Abita Infissi Bastia, Nuova Pallavolo Spoleto, Antico Pastificio Umbro Avis Marciano e chiude la giornata dell'Uta Invest contro la MP Group di Ponte Felcino. Ci sono una serie di partite che sanno un po' di scontro diretto, nella fattispecie Bastia Spoleto e la Bartoccini con Chiusi, vista la classifica saranno le partite, diciamo, quelle un po' più impegnative, mentre Ponte Felcino, che giocherà in trasferta a Deruta, alla classifica odierna dovrebbe avere una partita abbastanza più tranquilla. Ok, ci sono delle specifiche che avete analizzato, Vittoria, per questa partita? Ovviamente non spoileriamo perché magari possono prendere un po' di spunti, però avete fatto un focus preciso per questa partita o vi siete allenate in serenità o in tranquillità, come se ci fosse la sosta, questo voglio dire. No, allora, per fortuna nei nostri allenamenti di tipo c'è sempre serenità e soprattutto ci divertiamo e alleniamo tutti i fondamentali che servono. Ancora non ci siamo focalizzati al 100% sulla partita, però sono sicura che da domani inizieremo e so già che saremo cariche al 100%. Devi sapere che Vittoria sì. ha 18 anni e sì. quindi restiamo nel mondo delle giovanissime che affrontano la serie. Certo, assolutamente. Ma Vittoria ha un trascorso dell'anno scorso in B1 a Trevi, quindi quest'anno ha scelto per motivi di studio. Deve affrontare la maturità, è figlia d'arte anche lei perché la mamma Cristina Gargagli è stata una giocatrice e ad oggi è allenatrice a Civita Castellana, quindi anche lei viene
è nata nel mondo della pallavolo da piccola, in fasce. Eh sì, praticamente fino, sì. Fino a arrivare alla B1, che a 17 anni in B1 è un gran risultato, quindi complimenti vanno assolutamente, complimenti a Vittoria. Al lupo, per questa viva il lupo. Avventura. Ecco, come si vive? L'ho fatto anche la settimana, ho fatto anche a Caterina la settimana scorsa questa domanda, però come si vive da non più adolescente, però insomma da un'età vicina all'adolescenza una categoria importante, cioè che sa quasi di professionismo, insomma, voglio dire. Sì. Come la vivi? Allora, diciamo che sono in queste categorie alti, cioè in Serie C, da quando ho praticamente 15 anni, quindi ormai sono più o meno abituata. Però ogni anno è un'emozione diversa, quest'anno poi appunto sono vicino casa, che per me è nuovo, dato che negli ultimi anni sono stata principalmente fuori, a Spoleto, poi a Trevi, però ogni anno è comunque una bellissima esperienza e a me piace molto giocare a pallavolo, e principalmente se è ad alti livelli, perché appunto la competizione è maggiore. E anche perché ormai sono fuori dal range dei giovanili, perciò per forza devo giocare a categorie alte, però comunque sì, rispetto magari a molti miei coetanei è un'esperienza diversa, perché ormai non molti praticano uno sport in maniera agonistica, o appunto la prendono seriamente. Però fortunatamente sono sempre riuscita a far conciliare la scuola, la pallavolo e soprattutto lo svago, che non deve mai mancare. Vedi, hanno già capito le domande che avrei fatto, quindi mi hanno sentito. Perché ormai guardano la trasmissione, quindi già arrivano preparate. Quindi arrivano già preparate, e mi fa molto piacere perché mi avete sintetizzato tutto un unico concetto. Andiamo dal... come si dice? Andiamo dall'allenatrice. Allenatrice, sì, certo. Diciamo che nel nostro caso Elena è stata con noi anche negli anni precedenti nel mini volley, quindi si occupava di bambine e bambine. Con l'occasione vorrei far vedere la squadra di mini volley di quest'anno, che è allenata da Michela Troiani, tanto per far capire che i 6-7 anni fantastici misti, maschi e femminucce. E quindi questo è quello che Elena ha fatto negli anni precedenti. Quest'anno si cimenta in due categorie, Under 12 e Under 13, che sono le propedeutiche, le prime che hanno un campionato, e quindi lì bisogna iniziare a mettere insieme una parte di tecnica leggermente più alta a livello sportivo, ma una parte anche caratteriale e comportamentale. E in questo Elena, diciamo che ha il suo bel da fare con le giovani, perché parliamo di 11, 12 anni, 13 anni, insomma. Ecco. Raccontaci, Elena. Sì, come ha detto Luca, quest'anno abbiamo iniziato, oltre alla parte tecnica, a metterci anche una parte un po' psicologica, nel senso che sì, bagher palleggio, schiacciata, battuta, però nel mondo, diciamo, delle giovani è tutto la testa, quindi... Importante, sì, importante, questo, perché loro vengono comunque dall'anno dal periodo del Covid, quindi un po' di strascico ce l'hanno. E quindi andiamo insieme al mio collaboratore Federico, e nell'Under 13 e Concetta nell'Under 12, andiamo a lavorare anche sulla testa delle ragazze, perché comunque molto fragili ancora, bimbe, per portarle nel mondo dello sport, quindi gli insegniamo anche le regole delle grandi, perché no? E quindi loro stanno reagendo, soprattutto l'Under 13, che comunque ho da 3 anni, mentre le più piccole, l'Under 12, è ancora da poco tempo che ce l'ho, perché l'anno scorso non erano nel mini volley, mentre le altre, l'Under 13, sono quasi tutte del percorso del mini volley da quando sto qui alla San Giovanni Bosco. Stiamo facendo un gran lavoro, secondo me, perché rispetto all'anno scorso le vedo più, non mancano mai all'allenamento, e quindi sono anche contenta del gruppo, stanno bene insieme e... è tutto così, e stiamo lavorando per farli crescere nel modo migliore. Hai detto una cosa importantissima, hai detto che un gruppo dell'Under 13 ce l'hai da 3 anni. Sì, questo quindi è il terzo anno. Praticamente sì, la cucciole. Ecco, proprio piccoli piccoli. Sì. Questo secondo te è stato, ed è, o è stato, o sarà un vantaggio
o no? O per te è indifferente il gruppo che hai a disposizione? Allora, questo non è il mio primo anno che costruisco dei gruppi dal mini volley, però per me è importante perché comunque vedo ogni giorno i miglioramenti. E il fatto che loro vengano all'allenamento sempre contente per me e per i miei collaboratori è bellissimo. Certo. Gli trasmetto quello che provo per questo sport, che per me è quasi ragione di vita. Cioè, io lavoro per questo, ma anche gioco. Quindi ancora io gioco, quindi cioè, gli trasmetto ogni giorno la mia passione. E questo è importante perché è come una, abbiamo detto nelle scorse puntate, una disciplina, una dottrina, cioè... Le giocatrici hanno un appeal un po' diverso rispetto ad altri sport. Cioè, se non c'è la testa abbinata alla parte atletica, sicuramente certo, sì, fondamentale, ma questo vale per tutti gli sport, probabilmente non si raggiungono gli obiettivi, anche perché è uno sport comunque di squadra. Quindi i tuoi certo, obiettivi devono essere comuni alle altre, non puoi ragionare individualmente. Dico guarda, Vittoria? Dici sì, bene, e faccio un piccolo inciso certo, io. Seguendo i gruppi giovanili vado quando posso a vedere partite, ogni tanto le arbitro anche, ma questo è un piccolo dettaglio, e vedere un primo set di un under 13 dove le vedi cariche, si impegnano, vanno sulla palla, benissimo, vinci il primo set, inizia il secondo set, fai due errori e perdono la partita. Questo a dimostrazione di quello che diceva Elena: la testa, la concentrazione, la cultura dell'errore. Noi diciamo come società, lei come allenatrice, è capitato di perdere delle partite perché magari inizi il set con due o tre errori e la testa va. E la testa va non sulla partita ma va su tutt'altro. Con l'occasione vorrei far vedere le due classifiche dell'Under sì, 12 e dell'Under vediamo, 13. Vediamo. Diciamo che parliamo di gironi provinciali, quindi sono abbastanza ristretti, fatti da poche squadre. Nell'Under 12, come diceva Elena, ci vede ultimi in classifica con un solo punto. Sopra noi c'è l'Arrone, Orvieto, e primo in classifica c'è il CLT. Per quanto riguarda invece l'Under 13, la situazione è un po' migliore. Il girone è sempre abbastanza ristretto e ci vede... terzi in classifica a 9 punti, e questo è il gruppo di cui parlava Elena, che comunque hanno fatto già un paio d'anni, 2-3 anni di percorso dal mini volley all'under 13. Ovviamente ti piace vedere l'evoluzione dei giocatori, ma hai degli obiettivi futuri? Magari anche di cambiare qualcosa, cioè nella tua mente di un allenatore, di un'allenatrice, c'è mano a mano l'idea di cambiare qualcosa o si aspetta il termine della stagione? Perché in altri sport onestamente si dice sì, no, guardiamo partita per partita, in realtà molti allenatori sanno già quello che succederà da lì a qualche mese. Per te vale lo stesso? Allora, quest'anno, grazie alla domanda, è perfetta, quest'anno questo gruppo ha iniziato un mese più tardi e io ho pensato di fare un esperimento. Sono molto cresciute improvvisamente e allora io ho pensato, perché no, voglio fare un passo avanti. E tipo loro, io glielo dico sempre, siete il mio esperimento quest'anno, e devo essere sincera, facendo un passo oltre sto raggiungendo dei risultati di crescita loro. Poi dopo la partita si vincerà, piano piano si vincerà quella partita persa per due punti. Certo. E quindi io sono soddisfatta anche di aver fatto il passo più lungo della gamba. Bene, questo è un bello... Rientra in quello che diciamo nelle scorse puntate, certo, dove l'allenatore ha sì la parte tecnica, ma fondamentalmente la parte di crescita, certo, sì, motivazionale, sì, e psicologica. Formativa, certo. Esatto, delle ragazze, esatto. E proprio in merito a questo, torno da Vittoria, l'allenatrice ha fatto un riferimento molto molto sottile ma importante e che va secondo me analizzato, ovvero il periodo del Covid, che è vero che adesso è passato, siamo tutti felici e sereni, ma quanto ha influito ad oggi sul percorso di una squadra? Perché se parliamo di mesi, forse anni, di mancata coesione, di mancato gruppo. Questo ovviamente vale per tutti gli sport, ma negli sport dove c'è un settore giovanile, quindi dove c'è appunto un passaggio di età
importante, e secondo me è un po' più penalizzante, ma dimmi la tua esperienza, dici la tua esperienza. Allora, io ovviamente ho vissuto lockdown e sono stata ferma dalla pallavolo per mesi, da marzo fino a settembre. E onestamente non vedevo l'ora di ricominciare, da una parte, ma dall'altra non volevo, perché ormai mi ero abituata a quella bolla del non faccio nulla, sto a casa, mi riposo, non mi è mai successo da anni ormai. E, però non appena ho messo piede in campo sono stata subito contentissima, anche perché ho ritrovato le compagne che avevo già l'anno prima e siamo state bravissime noi a unirci, perché nonostante le difficoltà, il numero chiuso nelle palestre, che comunque il pubblico fa tanto nelle partite, gli allenamenti, c'era chi veniva con la mascherina, chi un tampone e l'altro. Un po' frustrante. Era sì. Difficile, certo. Andare, rimanere costanti, però siamo state brave a andare oltre a quello, a rimanere unite da questa passione, dalla pallavolo, perché la pallavolo è questo. Se veramente ti piace questo sport, trovi una famiglia. Infatti io ho la fortuna che in tutti questi anni ho avuto squadre diverse con cui ho creato sempre un bellissimo rapporto sia dentro che fuori dal campo. E ad oggi con la maggior parte siamo ancora tanto amiche. E questo è molto bello. Sì. La stessa domanda la faccio ad Elena. Cioè, quanto è stato difficile trasmettere l'identità di gruppo, la faccio un po' diversa, per un'allenatrice? Cioè, un conto, lei ha detto una cosa importante, no? Io ero a casa, avevo metabolizzato che dovevo e potevo stare in casa, cioè potevo e potevo. Però poi il campo mi ha fatto capire che mi mancava quel gruppo, cerco di spiegare, perché io sono un po' ignorante, quindi vado un po' a senso. Come si trasmette questa voglia e questa necessità di rimanere gruppo anche in un momento impossibile come quello? È una bella domanda, di verità. Sì, bella. Allora, naturalmente noi allenatori possiamo far sentire a casa, come diceva appunto Vittoria, la bambina, quindi creando delle amicizie, puntando appunto su questo. Per esempio quest'anno è il primo gruppo WhatsApp con le ragazzine. E, oltre a responsabilizzarle, anche il gruppo che hanno con loro è importante nella loro chat privata. Come si fa? Trasmettendo la passione, facendo del proprio meglio. Certo. Questo è. Lo stesso passaggio l'aveva fatto Giovanni Piergiovanni la scorsa settimana, parlando di un buco di generazione. Certo, sì, sì, è vero. Perché ci sono delle ragazze che si sono fermate completamente anche per un anno intero e poi hanno ripreso, quindi è stato un periodo molto complicato, sia tecnicamente ma soprattutto di crescita, sì. Delle atlete, quindi diciamo che non ci scordiamo anche che poi nel gran parte dei settori giovanili, soprattutto l'under 12, ci sono ragazze che iniziano, che si aggregano a stagione iniziata, quindi nell'under 12 può arrivare anche la bambina che non ha mai giocato a pallavolo, ma che per età lo devi aggregare per forza al gruppo giovanile, perché non può fare. E lì è merito degli allenatori che partono da zero, cercano di formare tecnicamente, di capire strutturalmente e tecnicamente quello che può fare l'atleta e piano piano, giorno dopo giorno, cercano di livellare il gruppo alzando l'asticella. Quello è un gran lavoro. Questa è la nostra under 12 di quest'anno. Perché la nostra under 12 che ha quel punto in classifica è stata costruita, sì, in corso d'opera. Sì, vuoi parte mini volley, vuoi chi si è aggiunto in corso d'opera, siamo riusciti, e io dico fortunatamente, a fare un under 12, perché comunque vale per le stagioni future, quindi è bene che facciano sport. Esatto, okay. Poi l'anno prossimo verranno introdotte nel gruppo under 13. Allora, una domanda che vale per tutte e due, la faccio prima ad Elena. È più difficile il passaggio o comunque la gestione, secondo te, secondo Vittoria, di nuove leve, quindi di una gestione di un gruppo mini volley o di un gruppo o di
atlete che passano dal settore giovanile alla prima squadra? Allora, io porto la mia esperienza. Sì. Ho fatto parecchi anni mini volley under 12. È molto faticoso allenare mini volley e under 12, perché comunque gli devi insegnare tutto. Come i fondamentali, ma diciamo, più che tutto come si sta in palestra. Ah, ok. Dall'educazione, quindi sì, parti da zero, da come si sta in palestra, le regole, quando parla l'allenatore devi fare silenzio, la palla non può sbattere, quindi si parte proprio dalle basi. E poi si inizia a fare palleggio, tutto quei giochini, quello che vi pare. Quindi arriva molto dopo la tecnica, insomma. Arriva piano piano. Ok. Prima si deve appassionare il bambino. Prima deve stare bene anche... Prima si gioca. Si gioca. Prima devi stare in palestra, devi capire che stai in un gruppo, quindi già esci da casa, lascia la PlayStation, vai in un gruppo e vai a giocare. Per molti, perdonatemi, lascia la mamma. Anche per molti. Lascia la mamma, le femminucce no, mamma. Però massimo sugli spalti, uguale, massimo sugli spalti. No, chiedo uguale. Perché io non me ne genitori voglio, sulle gradinate, genitori sulle gradinate. Non me ne volete, dico così per dire, ci mancherebbe. Genitori rigorosamente sulle gradinate, bambine o bambini in campo, sì, affidati a chi da anni fa questo. Vittoria, lo ricordi tu quel momento quando hai iniziato, sì, a calcare i primi... Sì. Campi? Sì, avevo 4 anni quando ho iniziato io pallavolo, a Narni ho iniziato con mia mamma e onestamente io ricordo sempre di essere stata disciplinata perché appunto quello che volevo fare era giocare, era prendere quella palla gialla e palleggiare, fare il bagger, battere e quindi sì, è vero, la disciplina è la prima cosa che viene insegnata ai bambini perché comunque i momenti di divertimento, di svago, sono più frequenti rispetto a un gruppo di appunto ragazze o ragazzi grandi. Però alla fine penso che le difficoltà esistano in tutte e due le età, perché da piccoli appunto è la disciplina e anche da grandi a volte la disciplina non è scontata, c'è chi magari è troppo insicuro oppure a differenza è troppo sicuro e quindi bisogna sempre trovare l'equilibrio per appunto mandare avanti la squadra con serenità, quindi sì, entrambi hanno le loro difficoltà secondo me. È giusto. Allora adesso andiamo a scoprire un'altra giocatrice. Esatto, un'altra giocatrice, vai Luca, presentiamola. L'intervista è di Letizia Valocchia, che è la laterale della San Gemini Volley. Prego la regia, scopriamo. Allora, il livello di quest'anno è sicuramente molto alto anche rispetto all'anno scorso, perché le società si sono tutte attrezzate al meglio, dove hanno ingaggiato giocatrici di livelli anche più alti, però ecco, a noi non ci intimoriscono. Sicuramente fra le società, fra le squadre più organizzate ci siamo noi, c'è cioè Bastia e Chiusi, Ponte Felcino e anche la tenere d'occhio Bartoccini. Bene, abbiamo scoperto una nuova giocatrice, non nuova perché è nuova, ma perché ogni settimana andiamo a conoscere le protagoniste della prima squadra, caro Luca. Letizia è un'altra, sì, ragazza che viene da fuori, sì, viene da Perugia. L'anno scorso ha giocato a Deruta, se non vado errato, è un po' quello che ci diceva il presidente nella prima puntata, lo sforzo che abbiamo messo in campo quest'anno per cercare di alzare l'asticella per raggiungere il primo traguardo che sono i playoff, quindi il primo traguardo per noi, e quindi siamo andati a pescare fuori provincia diverse giocatrici per arrivare a questo per centrare l'obiettivo, diciamo. Esatto. Sta producendo buoni risultati. Sta producendo degli ottimi risultati, no? Perché abbiamo chiuso, come dicevamo, quarti in classifica la prima parte del girone. Andiamo a scoprire questa seconda parte che inizia sabato 17:30 a Palazzetto di San Gemini. Invitiamo tutti a partecipare perché lo spettacolo, certo, è sempre garantito. Se trovate posto, perché c'è sempre pieno. È sempre pieno. Insomma, no? Tra chi non trova posto per le partite viene in casa, prima. O viene prima, o c'è la diretta Facebook. Ah, ecco, quindi, diciamo che... Cioè, voi arrivate lì davanti, quando vedete che è pieno... Se il parcheggio è pieno, tornate a casa. Vedete, esatto. Però andate, non è che... Oppure state in macchina col telefono. Esatto, in macchina, sì. A vedere la partita, esatto. Direi che è la perfetta sintesi a tutto.
insomma. Io direi che siamo quasi in conclusione, però un'ultima domanda la vorrei fare, velocissimo. Elena, quest'anno hai detto già che hai messo delle basi per il futuro, ma io vado un po' indietro, c'è qualche rimpianto, qualcosa che pensi poteva andare diversamente in questi anni? Allora, noi abbiamo... Sia giocatrice che allenatrice, intendo. Sì. Ah no, giocatrice ho fatto quello che volevo fare, ho raggiunto le mie piccole vittorie, quindi va bene così. Da allenatore io ho smesso proprio perché volevo allenare, quindi ho cercato di guardare gli altri allenatori, magari con più esperienza di me, imparare da loro, e quindi penso di aver anche avuto maestri, diciamo, che mi hanno potuto insegnare più cose possibili, e quindi sono contenta di poterle trasmettere a queste giovani leve. Rimpianti no, io penso di mettere tutto quello che posso in palestra, e quindi nei miei piccoli risultati ce l'ho, quindi sono contenta per quello che stiamo facendo. Le ragazze mi seguono, l'anno scorso facciamo un gruppone maschi femmine, quindi è stato anche un po' difficile l'anno scorso un po' a bilanciare tutto, però ci siamo riusciti, ancora tutti i ragazzi stanno in palestra nella nostra società, e quindi sono contenta così. Bene, allora in bocca al lupo per questo finale di stagione, anzi per questa altra metà di stagione, perché non è un finale in realtà, siamo a metà, giro esatto, di boa. Esatto. Siamo in conclusione, il tempo è tiranno, quindi ahimè dobbiamo salutarvi. Io ringrazio Vittoria Porcu, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie ad Elena Toni. Grazie. Grazie a Luca Angelelli, ovviamente. Grazie a te, grazie ai telespettatori che ci seguono. Ovviamente grazie per averci tenuto compagnia, grazie alla regia, e ci vediamo la prossima settimana con l'appuntamento di San Gemini Volley.